Ciao a tutti maniaci del wrestling, benvenuti in questo nuovo video in cui recensirò per voi questo film. The Wrestler, con protagonista Mickey Rourke. Il film, come avrete capito, parla appunto di wrestling. Ed è un film dello stile sportivo barra drammatico. E per gli appassionati di wrestling come noi fa anche pubblicità a diverse federazioni come la Combat Zone Wrestling o addirittura la Ring of Honor. Il protagonista del film è proprio Mickey Rourke, in arte Robin Radzinski, meglio conosciuto nel film come Randy the Ram Robinson, il quale alla fine degli anni 80 è al culmine della sua carriera, dopo aver sconfitto in un match il suo acerrimo rivale, ovvero l'Ayatollah. Passano però 20 anni e Randy continua ad esibirsi sui ring, ma in palestre di licei, con i pochi fan che sono rimasti a seguirlo. Dopo uno dei suoi tanti match, viene proposta una rivincita contro appunto l'Ayatollah, in anniversario dei 20 anni dal loro ultimo incontro. Randy e l'Ayatollah accettano, ma ci saranno molte complicazioni. Randy viene colpito da un infarto, successivamente ad un match molto duro, dopo aver avuto colpi di forchetta, di filo spinato e anche diversi altri colpi di sparapunti sia dietro alla schiena che alle braccia. Randy viene colpito da un infarto a causa anche di numerosi steroidi che assumeva per rimanere in forma. I dottori gli spiegano che non avrebbe più potuto combattere e Randy non può far altro che ascoltarli. Così cerca di farsi una nuova vita e trova lavoro al reparto alimentari di un centro commerciale, di un supermercato. Intanto prova anche ad allacciare una relazione con Cassidy, la sua amica lap dancer della discoteca che lui frequenta. E intanto prova anche a riallacciare i rapporti con la figlia Stephanie, che in un primo momento non sembrano funzionare, ma alla fine anche la figlia dimostra di voler ancora bene al padre, anche se Cassidy rimane un po' scettica sulla loro relazione. Cassidy infatti continuano a respingere Randy fino a che non andrà in una discoteca, in un'altra discoteca, e si lascerà sballare, assumerà cocaina e si lascerà andare a una nottata di sesso e droga con una ragazza conosciuta in quest'altro bar, dimenticandosi di un importante appuntamento fissato con la figlia Stephanie, ovvero una cena per riallacciare completamente i rapporti. Dimenticandosi di questo appuntamento, i rapporti con la figlia Stephanie vengono definitivamente rotti e Randy, con l'animo a pezzi, torna a malincuore al supermercato, al suo reparto alimentari, quando un fan riconosce appunto The Ram, ma lui continua a negare di essere se stesso per non farsi riconoscere in veste da salumiere. E arrabbiato, Randy tira un pugno all'affettatrice ferendosi gravemente, andandosene via dal supermercato e non tornando più. Successivamente, su tutte le furie, ma anche con grande orgoglio, accetta alla fine la rivincita contro Ayatollah. E questo sarà l'errore più grande, ma consapevole delle conseguenze che si potevano avere, lui accetta, per amore del wrestling. Intanto anche Cassidy viene a sapere del match contro l'Ayatollah, che si terrà a Ring of Honor, piccola parentesi, quello sarà il match che si terrà a Ring of Honor e basta, vi dico solo questo. Torniamo alla trama. Cassidy cerca disperatamente di bloccare Randy prima della sua entrata, ma non ci riesce, neanche lei riesce a far smettere The Ram di lottare, di quello che veramente sa fare. La sua entrata è sulle note di Sweet Child O' Mine, veramente bellissima. Arrivato nel ring, fa il suo ultimo discorso dichiarando che solamente i fan potevano dirgli se un giorno non sarà più in grado di lottare, e dicendo anche di essere la sua famiglia. Da inizio match Randy però avverte subito fitti al cuore, e alla fine, eseguendo la sua Ram Jam, ovvero una specie di frog splash dalla terza corda, si gode gli ultimi attimi di gloria e poi si tuffa, lasciando lì le pelli. Insomma, penso abbiate capito cosa sarà successo.
aveva fitti al cuore da inizio incontro e la sua ultima mossa è stata la Ram Jam, la sua mossa finale, e si è goduto gli ultimi momenti di gloria. E quindi ragazzi, questa era la recensione del film The Wrestler che mi è venuta l'idea ieri sera durante la live di Slammiversary. E niente, lasciate like a questo video, spero vi sia piaciuto, era un video un po' più particolare. Continuate a seguirmi perché siamo vicini ai 400 iscritti. Ciao ragazzi e buona serata.